Non si è discusso solo di Movida nella riunione del direttivo dell'Associazione degli Albergatori Pesaresi che ha avuto luogo nel pomeriggio di ieri. Oltre all'andamento del flusso turistico sul territorio, che quasi a metà stagione vede ancora alcuni hotel al di sotto del 50% della capacità ricettiva, in particolare per le strutture di Levante, sul tavolo c'erano anche i temi relativi ai parcheggi per turisti nell'area del Santa Marta e la ricerca di soluzioni per sopperire all'assenza della guardia medica. Ieri abbiamo ufficializzato l'accordo fatto con Pesaro Parcheggi con l'Istituto Alberghiero, in cui ci saranno un tot di posti riservati e gestiti direttamente dall'Associazione Albergatori per gli alberghi di Levante. Sono 60 posti auto. Stiamo predisponendo la segnaletica e tutta i tagliandi, insomma i coupon per dargli agli alberghi per poterli utilizzare. Speriamo di mettere il tutto in funzione da questo fine settimana, massimo i primi giorni della prossima. Per quello che riguarda la guardia medica, purtroppo pur avendo scritto alla Regione, pur avendo scritto insomma all'ASL, non è possibile praticamente istituire quest'anno il servizio di guardia medica diurna turistica in quanto non c'è disponibilità di medici. Quindi tramite l'ordine dei medici abbiamo fatto la convenzione con un medico che farà visita domiciliare presso gli alberghi durante il giorno e stiamo per raggiungere un accordo con i poliambulatori che ci sono in via Fratelli Rosselli vicino alla farmacia Mari. Sul fronte Movida, gli albergatori sono tornati ad evidenziare le maggiori criticità riscontrate nella zona mare. Situazioni che verranno nuovamente discusse in un incontro in programma la prossima settimana con l'amministrazione comunale. Noi ovviamente chiediamo un giusto equilibrio tra le attività turistiche e le attività praticamente di Movida, perché non possiamo parlare nemmeno di musica, perché comunque la musica finisce a mezzanotte e comunque la Movida continua ad andare avanti, quindi forse c'è un problema di orario dei pubblici esercizi, perché in teoria possono stare aperti tutta la notte. Quindi chiederemo ancora all'amministrazione di fare una lunga riflessione, e per questo sicuramente la prossima settimana avremo un incontro sulla vocazione turistica, sulla destinazione della città. Non vogliamo fare la battaglia ai gestori dei locali, però i gestori dei locali devono capire che la Movida non può stare in mezzo agli alberghi. I punti critici sono quattro, ma sostanzialmente quelli più critici sono tre, e sono la zona di Piazza la zona di Via Nazario Sauro davanti a due locali, poi abbiamo l'intersezione di Via Le Fiume con Via Trieste e diciamo i locali che costeggiano il muro di Villa Marina. E poi ovviamente c'è un problema anche in via Mendola, che però è di entità minore. Vorremmo che il sindaco, proprio per evitare le polemiche, riflettesse a lungo su quello che sta capitando in via Le Trieste. Sicuramente uno dei problemi, e questo lo devo dire perché l'ha riscontrato anche le forze dell'ordine, che porta a questi assembramenti sono la creazione dell'isola pedonale, dove prima, per dire, la semplice navetta che passava, il semplice bus, già rompeva l'assembramento.